Benvenuto o bentornato su Mostre in Mostra. Oggi parliamo del Mothman, l'uomo falena, una creatura davvero spaventosa che si muove su quel sottile filo che divide la leggenda dalla realtà. Sì, perché dell'esistenza dell'uomo falena ci sono molte testimonianze, in particolare negli Stati Uniti. Pensa che si contano ben 26 avvistamenti dal settembre del 1966 al novembre del 1967 e numerosi avvistamenti del Mothman sono stati segnalati anche a partire dal 2011 a Chicago, con un picco di decine nel 2017 e ancora negli anni seguenti. E su di lui sono state scritte le più svariate teorie che spaziano dagli UFO ai Men in Black, al poltergeist, fino a parlare di avvistamenti di Bigfoot. E allora, vediamo di conoscerlo meglio questo sfuggente mostro. Il nome Uomo Falena deriva dal fatto che molti testimoni sostengono che si tratti di una creatura metà uomo e metà falena, che sarebbe stata avvistata nelle cittadine di Charleston, Point Pleasant, nella Virginia occidentale e nell'Ohio, fra il novembre 1966 e il dicembre 1967. I testimoni lo descrivono come una specie di essere umano alto circa 2 metri, con occhi dotati di luminosità propria, rosso vivi, distanziati tra loro, di un diametro approssimativo di 5-8 cm. Le gambe sono simili a quelle degli animali. L'essere è stato visto in postura eretta, mentre la deambulazione avveniva con passo strascicato. È dotato di ali di aspetto simile appunto a quelle di una falena e sono state viste ripiegate contro il dorso quando non erano utilizzate, ma da aperte, quando erano usate per il volo, sembravano vantare un'apertura di circa 3 metri. Molti testimoni hanno riferito inoltre che il volo avvenisse mantenendole rigide, senza cioè che venissero battute. Riguardo alla velocità, avrebbe seguito senza alcun problema l'andatura di automobili che si muovevano tra i 120 e i 160 km orari, come testimonia chi è stato effettivamente inseguito mentre era in auto. Per quanto riguarda invece il suo verso, alcuni affermarono che la creatura sembrava emettere, durante il volo, dei ronzii metallici. Il primo presunto avvistamento della creatura risale al 12 novembre 1966. Un gruppo di 5 uomini, intenti ad allestire una tomba in un cimitero vicino a Clendenin, affermò di aver visto una figura umana di colore marrone dotata di ali sollevarsi in aria dagli alberi vicini. Questo avvistamento non venne riportato subito, ma solo dopo alcuni giorni, in seguito ad altre segnalazioni. Il presunto avvistamento successivo, relativo al 15 novembre, coinvolse 2 coppie sposate di Point Pleasant. Secondo il racconto di una di loro, l'unica che ne volle parlare, stavano passando in automobile nei pressi di una fabbrica di TNT, in disuso dalla Seconda Guerra Mondiale, quando videro 2 strane luci rosse all'ombra di un vecchio generatore accanto al cancello. Avvicinatisi, si resero conto che le luci erano gli occhi luccicanti di un grosso animale dalla forma di un uomo, ma più grosso, alto circa 2 metri, con grandi ali ripiegate sulla schiena. Terrorizzati, fuggirono verso la città, seguiti per un certo tratto dalla creatura in volo. Giunti a Mason County, raccontarono l'accaduto al vice sceriffo Millard Halstead, che in seguito dichiarò: «Conosco questi ragazzi da quando sono nati. Non si sono mai messi nei guai e quella notte erano davvero spaventati. Io li ho presi sul serio». Ma fu un cronista della stampa locale che, riportando l'episodio, battezzò la misteriosa creatura Mothman, per analogia con Batman, di cui all'epoca stava andando in onda negli Stati Uniti la serie televisiva. Nei giorni e nei mesi successivi, l'uomo falena sarebbe apparso a molti altri abitanti della zona, in genere sempre nei pressi di quella fabbrica. Le descrizioni dell'aspetto della creatura erano tutte sostanzialmente simili. A Point Pleasant si trova addirittura una scultura che rappresenta la creatura, opera di Robert Rourke.
e un museo dedicato. Numerosi autori hanno studiato il fenomeno degli avvistamenti di Mothman del 1966-67, traendone interpretazioni molto diverse. Alcuni di loro considerano gli avvistamenti reali e cercano di darne una spiegazione. Qualcuno ha sviluppato persino un'articolata teoria del complotto che si propone di spiegare Mothman mettendolo in relazione con altri misteri come UFO, Men in Black, poltergeist, avvistamenti di Bigfoot e infine con il crollo del Silver Bridge. Buona parte della fama dell'uomo falena, infatti, è legata proprio al disastro del Silver Bridge avvenuto il 15 dicembre 1967. Questo ponte, che collega Point Pleasant e la vicina Canauga, è crollato improvvisamente durante l'ora di punta, causando 46 morti. Le successive perizie hanno rivelato che la causa va attribuita al difetto di uno degli occhielli con una differenza di 2,5 mm di diametro causata dall'erosione. Questo fatto viene presto collegato proprio all'uomo falena, che viene così indicato come un presagio di sventura che sarebbe apparso agli abitanti della cittadina per avvisarli dell'imminente disastro. Ciò amplia ulteriormente la leggenda di questa creatura, facendola uscire anche dai confini cittadini e locali. La cosa più bizzarra è che in seguito a questo evento i presunti avvistamenti dell'uomo falena cessano del tutto, come a indicare che il Mothman sia apparso solo per avvertire gli umani del pericolo imminente. E c'è stato infatti anche chi ha ipotizzato che Mothman sia una creatura soprannaturale con l'incarico di aiutare l'umanità in momenti critici e che la stessa creatura sia nota come Thunderbird presso i nativi americani e come Garuda in Asia. Criptozoologi hanno invece sostenuto che il Mothman sia in effetti un esemplare di una misteriosa specie animale riconducibile agli uccelli giganti del Pleistocene. Gli scettici ritengono che i testimoni si siano semplicemente sbagliati, scambiando per una creatura misteriosa un gufo o un barbagianni, probabilmente di una specie di grandi dimensioni come il grande gufo cornuto, il più grande presente negli Stati Uniti. Ma la dimensione di questi animali, ed è un dato di fatto, non potrà mai e poi mai raggiungere l'altezza di 2 metri riportata dai testimoni che hanno avvistato il Mothman. Quindi, ad oggi, quello dell'uomo falena resta uno dei più inquietanti e spaventosi misteri irrisolti. E questo era l'uomo falena. Domenica prossima, invece, ti parlerò dell'abominevole uomo delle nevi, lo Yeti.